ringraziamento innanzitutto va a loro, agli operai della scuola lavoro, a chi è venuto qui a fare il collaudo, a tutti quelli che veramente hanno operato a 360 gradi agli uffici per consentirci, perché la politica può solo, come dire, ideare, poi ci vogliono le persone di buona volontà. Però non basta, quindi ci vuole la collaborazione di tutti, e quando parlo di tutti parlo anche delle realtà che si sono messe a disposizione in questi giorni per consentirci di fare queste tre belle giornate che ovviamente non rimarranno isolate. E in particolare io volevo personalmente ringraziare Marcello, e lo faccio anche in questo caso con il cuore. Sapete tutti che eravamo, come dire, dei competitor in campagna elettorale. Però mi è piaciuta da subito una cosa di Marcello, messa da parte, come dire, ovviamente la delusione che si ha all'inizio, è normale, ci si spende forze, energie e quanto altro, fin da subito, e non è, guardate che non è una cosa comune, si fanno tante promesse. Lui aveva promesso che si sarebbe speso per la città con quelle che sono le sue capacità, le sue possibilità e la sua vocazione, che è quella dell'arte, e l'ha fatto da subito. Vi ricordo che fin da subito ha offerto comunque lo spettacolo che aveva già previsto, ne ha fatto uno ogni stagione, e si è anche da subito, lo voglio dire, se questo piano stasera funziona è perché Marcello ci ha regalato l'accordatura del pianoforte, e l'ha fatto in silenzio, senza volere ringraziamenti, senza volere niente, e ha voluto offrire questo spettacolo alla città. Quindi per me ha dimostrato di essere una persona eccezionale, che veramente dimostra di amare Augusta e gli augustani, al di là, come dire, delle diverse idee politiche e di tutto, perché tante volte è facile dire ama Augusta e poi, pur di porsi contro chi amministra in questo momento la città, fare attività di contrasto e di fatto non amare Augusta. Marcello vi ama Augusta, e quindi per me c'è un grazie veramente di cuore a lui per questa serata e per tutte le cose che ha fatto fino ad ora. Colline che si annientano.
si è abituato a targhe, no? Però dico, ma ricevo sempre targhe, targhe, ma macchine non me ne regala mai nessuno. Marcello, grazie. Bellissimo, questa era la battuta del mitico Tuccio, targhe, no, è rubata, ma bellissima, è stata troppo bella. E assessore Sirena. Io, vabbè, sono... Grazie perché avevo chiesto al maestro nessun dorma e lui... Senza con i cerchi politici. No, grazie mille, volevo ringraziare anche te. Grazie. Per...